Buonasera a tutti. Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Ivan Marcano. Benvenuto. Lascio la parola al direttore sportivo Monci. Buonasera a tutti. Siamo qui per la presentazione di Ivan Marcano, che è il primo, credo, no? Che primo acquisto spagnolo che faccio dopo che è arrivato qui come direttore sportivo. Questo è anche qualcosa di speciale, e anche per la sua qualità, è un giocatore che conosco bene, che ho seguito tanto a Spagna e dopo quando è andato fuori Spagna. E lui aveva la possibilità di rimanere a Oporto e anche altre squadre, e ha scelto la Roma e aspettiamo che ha un buon percorso qui. Possiamo iniziare con le domande. Paesano, Roma Radio. Eccomi qua, buon pomeriggio, intanto benvenuto Ivan. Ti chiedo, appunto, ha detto il direttore sportivo Monci che avevi altre possibilità anche di restare al Porto. Ti chiedo perché hai scelto di arrivare qui alla Roma? Sì, intendevo. Bueno, creo que la Roma era el mejor proyecto deportivo para mí. El club me quiso desde el principio y bueno, me sentí bastante halagado porque bueno, es un gran club, y pese a que sí que es cierto que tenía otras ofertas y bueno, en Porto llevaba 4 años y estaba muy bien, pues decidí dar el paso y venir a este club y intentar hacer las cosas bien. Sono qui alla Roma perché ho ritenuto che fosse il progetto sportivo migliore per me. La Roma mi ha voluto fin da subito con forza, il che mi ha certamente lusingato, perché la Roma è un grande club. È vero, avevo altre possibilità, compresa quella di restare al Porto, dove già ero lì da 4 anni e stavo molto bene, però ecco, ho deciso di fare questo passo. Per il direttore invece volevo chiederle cosa aggiunge Marcano al gruppo di difensori centrali già presenti in rosa? Beh, credo che lui può poi apportare, poi quello che dà è l'avere stato al massimo livello di calciatore tanti anni, no? La maturità, il sapere essere nel campo, su qualità tecnica, su uscita di palla, credo che sono tante cose che lui può dare alla squadra, no? Penso anche che è un complemento perfetto su quelli che abbiamo già nella squadra. Calicchia, Roma TV. Una domanda per Marcano. Primo giorno di ritiro, hai conosciuto i nuovi compagni, l'allenatore. Quali sono le tue sensazioni? Sì, bueno, voy poco a poco porque primero estoy intentando aprender el idioma, que es importante, pero bueno, sí, he conocido a los jugadores, solo había jugado con Costas y bueno, pues la primera impresión ha sido muy buena. Creo que hay un muy buen grupo y creo que hay una base buena para hacer las cosas muy bien. Cioè, sto procedendo per gradi, adesso sarà importante imparare in fretta la lingua, che è molto importante. Sto conoscendo tutti i miei compagni, conoscevo già Costas avendo già giocato con lui in Grecia. Le prime sensazioni sono certamente buone, credo che questo sia un buon gruppo e sia una buona base per fare un'ottima stagione. Una domanda per il direttore sportivo. Abbiamo sentito il punto di vista del giocatore, che ha raccontato appunto che c'erano anche altre possibilità oltre la Roma. Le chiedo quanto è stato difficile portare a termine questa trattativa. Difficile no tanto, perché la voglia di lui di venire qui è stato importante, non è stato importante. E una volta che abbiamo avuto il primo appuntamento, credo che tutto è stato più facile. È vero che, come lui ha detto, la possibilità di rimanere là a Porto è stata sempre presente, ma credo che il progetto sportivo che abbiamo messo sulla sua testa, sulla fascia, sulla sua idea,
È stato importante per la scelta che ha fatto. Angelo Mangiante, Sky Sport. Sì, una prima domanda per Marcano è questa. Tu hai già giocato la Champions League, hai molte esperienze internazionali, ma ti chiedo cosa significa per un nuovo acquisto arrivare in un club che è appena reduce da una semifinale di Champions League. Sí, he jugado en varios equipos la Champions League, es verdad, pero también es cierto que la Roma viene de hacer un gran año en Champions, un año magnífico, de eliminar al Barcelona, de algo increíble. Y nada, es evidente que es difícil repetir porque solo pueden estar cuatro clubes en las semifinales, pero bueno, creo que intentaré aportar pues todo lo que pueda al grupo, ayudar sobre todo para hacer otra buena campaña en la Champions. Sì, è vero, la Roma è reduce da una grande stagione in Champions League, un cammino coronato dall'eliminazione addirittura del Barcellona. È evidente che sarà difficile ripetere quel risultato perché in semifinale arrivano soltanto grandi squadre. Da parte mia cercherò di dare il mio contributo per ripetere l'ottima stagione passata europea. Poi una domanda per il direttore Monchi. Nella scorsa stagione la difesa è stata il vero punto di forza. È mancata un po' di quota gol in attacco, ma la difesa è stata appunto, soprattutto in Champions League, il punto di forza. Le chiedo, adesso ha preso altri difensori, ha parlato nell'ultima conferenza stampa a proposito di Alisson che non sono arrivate offerte ufficiali fino a questo momento. Allora le chiedo, proprio perché stiamo parlando di un punto di forza della difesa, quante possibilità ci sono che possa rimanere a Roma? Se attualmente c'è il 100% delle possibilità. Su Alisson, no? Sì, su Alisson. Sì. La stessa possibilità che ha di uscire Manolas, Zego, Pellegrini, lo stesso percentuale che hanno quelli che non abbiamo nessuna offerta, perché so che voi non mi credete, tu anche Angelo, ma non è arrivata nessuna offerta. No, non ci credo. Io solo leggo quello che tutti i mattini leggo in giornale, ma fino ad oggi no. E si arriva, lo stesso che potremmo fare per altri giocatori, studiamo e dopo decidiamo, ma oggi noi stiamo pensando che Alisson si recupera dell'esforzo che ha fatto al Mondiale, che ritorni con la forza sufficiente per fare una stagione almeno tan importante come quella che ha fatto l'anno scorso, no? Magari di più. Moio, il romanista. Buonasera, la prima domanda è per Marcano. Arrivi a Roma dopo una carriera abbastanza lunga, a 31 anni, con tanta esperienza. Nel tuo ruolo c'è tanta concorrenza. Personalmente, con quali aspettative arrivi qui a Roma? Sì, quando è evidente che hai competenza, perché quando vas a un gran equipo sempre tiene che averla e hai grandi centrali nell'equipo, è evidente. Mi ambición es, como en todos los equipos a los que he ido, pues intentar pelear por un sitio como hacemos todos y nada, intentar ayudar lo máximo tanto a los jugadores como al entrenador. Cioè, sì, è chiaro, c'è molta concorrenza qui, succede sempre nei grandi club e la mia ambizione qui alla Roma e in tutte le altre squadre attraverso le quali sono passato, il mio obiettivo, la mia ambizione è quella di lottare per un posto come fanno tutti i calciatori e cercare di dare una mano alla squadra e all'allenatore. Per il direttore invece mi riallaccio un po' al discorso che ho fatto con Marcano, sono 6 centrali di ruolo in questa rosa. E se c'è adesso la necessità di sfoltire e se gli indiziati ad uscire possono essere Juan Jesus e Capradossi? No, adesso stiamo cominciando a lavorare, no? E è vero che siamo tanti, no? Forse troppi, ma dobbiamo aspettare un po', no? E capire anche il pensiero del mister, no? Io sempre ho avuto la mia testa che come portiere che ho stato, quanti
più difensore, meglio, proprio la paura mia di quando giocava. E per questo credo che una stagione lunga dove giocavamo tre competizioni, avere la possibilità di avere tanti difensori non mi sembra un problema, ma insisto, credo che dobbiamo aspettare un po' e capire se il mister è contento così o vuole che qualcuno esca. Montolivo, F. Sì, hola Ivan, aquí. Tú en el aeropuerto compartiste, o sea, trabajaste con Julen Lopetegui, ¿no? Durante dos años. Quería preguntarte qué te ha enseñado a nivel profesional, a nivel de, bueno, lo que has aprendido en esos años con él y qué piensas que él como entrenador puede aportar ahora en su nueva etapa que se está, o sea, firmó con el Real Madrid. Gracias. Bueno, es una pregunta un poco alejada del tema, pero bueno, sí, sí que es verdad que coincidí con él en el Porto dos años, fue el que me llevó al club y bueno, guardo un gran recuerdo de él y espero que le vaya pues muy bien en el club en el que está ahora. Sí, la domanda era, ¿ha avuto modo de lavorar al Porto due anni con el mister Lopetegui, que adesso andrà ad allenare il Real Madrid? ¿Qué cosa ti ha insegnato e cosa pensi che possa fare in questa sua nuova avventura? Cioè, sì, è una domanda che è un po' fuori tema. In ogni caso, sì, è vero, ho lavorato con lui due anni a Oporto, è stato lui che mi ha voluto e mi ha portato in quella squadra e niente, mantengo un grande ricordo del mister e gli auguro il meglio. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Eccoci, ciao Ivan, io mi ricollego a quanto avevi detto prima e a quella tua seconda esperienza all'Olympiacos, quei sei mesi che hai giocato con Manolas. Allora, volevo sapere da te come vi siete integrati, come vi siete trovati quei sei mesi lì e se può essere questa anche la coppia del futuro della Roma, Manolas-Marcano. Non ho intendito che pensi con l'intera la pareja del futuro, Manolas e Marcano, con tali come fuori. No sé quién puede ser la pareja de centrales. Creo que, bueno, ahora hay un periodo de preparación en el que todos optamos a lo mismo y bueno, el que decida el entrenador, la pareja que decida estará perfecta. Non so quale sarà la coppia titolare del futuro, abbiamo appena iniziato la preparazione, abbiamo tutti uno stesso obiettivo, quello di lavorare duro e poi queste decisioni spetteranno al mister e deciderà lui per il meglio. E al direttore invece volevo chiedere, finora ha acquistato 10 giocatori, ce n'è uno probabilmente che può essere anche l'undicesimo che è già in casa, che è Rick Karsdorp. L'anno scorso ha fatto di fatto una partita, volevo sapere dal suo punto di vista come sta Karsdorp e che cosa si aspetta subito, lo potremo vedere pronto già a inizio stagione o dovremo aspettare ancora qualcosina? Fortunatamente lui ha ritornato a un livello fisico benissimo, anche con la voglia logica di giocare. Aspettiamo che il più presto possibile esca al campo per giocare. Io credo che sta allo stesso livello che i compagni. Pensiamo che per noi è un acquisto importante. Come tu bene hai detto, el 11 acquisto, ¿no? Porque un jugador que habíamos preso el año pasado con tanta fiducia, convinto de que es un jugador fuerte, purtroppo el infortunio no lo ha lasciato giocare, ma credo que este año pasado servirá porque lui adesso arriva con più forza. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Ivan, volevo chiedere questo. Hai segnato in quattro campionati diversi, hai fatto gol in quattro campionati diversi. Non so se ci sono tanti difensori che hanno questo record. In Italia potrebbe essere il quinto campionato in cui fai gol. Volevo chiederti se c'è un modo di allenare questa abilità, questa capacità di segnare. Cioè, hai studiato in qualche modo per diventare un difensore goleador o è una cosa istintiva che ti viene di far gol agli avversari? Ho detto di marcare gol, è che gli ha smarcato 4 gol, è l'unica distinta di fare gol, è la
No, yo creo que con el tiempo también es posible que aprendas un poquito mejor dónde colocarte, dónde situarte, sobre todo en balones parados, que es como suelo meter los goles de balón corrido. Pocas veces me veréis, pero sí que es cierto que bueno, con el tiempo quizás he ganado un poco, pues con esa experiencia que te da saber colocarte mejor para poder rematar. No, probabilmente ecco, con il tempo si impara dove sistemarsi in area di rigore, si acquisisce un certo senso della posizione, in particolare sui calci da fermo, dove sugli sviluppi dei quali ho segnato la maggior parte dei gol, su azione mi vedrete raramente nell'area avversaria, quindi ecco, direi no, che non ci sono tecniche particolari, probabilmente l'esperienza, il senso della posizione. Direttore, non di mercato così tanto. No, incredibile. No, aspettavo. Tra Ziyech e Berardi, chi è il giocatore che ha più possibilità di venire alla Roma? Secondo Wikipedia, no? No, va. Una domanda con trucco, Roberto. Noi, come ho detto sabato, stiamo guardando il mercato. La Roma è una squadra grande. Per me una squadra grande sempre dove guardare il mercato fino alla fine. E ancora mancano più o meno 40 giorni per la chiusura. Credo che dire che Ziyech o Berardi sembra che il direttore sportivo è un po' scarso, che forse lo è, ma mi sembra piccolo questo ragionamento. Noi stiamo cercando tante cose perché, come ho detto prima, ancora adesso abbiamo cominciato a lavorare e quando uno fa la squadra pensa che lo fa molto bene, ma a volte qualcosa manca, no? Questo è il momento di capire se c'è qualcosa che si può migliorare, no? Ma non è tan piccolo i nomi che sono nella mia testa, no? Parisi, Centro Suono Sport. Buongiorno Marcano, benvenuto. Buongiorno. Quest'anno con il suo Porto ha fermato il monopolio del Benfica nel campionato portoghese. E in Italia sono 7 anni che la Juventus appunto monopolizza il campionato. Le chiedo, dall'esterno c'è veramente la sensazione che la Juventus sia imbattibile? E domanda forse anche sciocca, l'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo quanto può confermare questa cosa? Sí, bueno, también en Portugal el año pasado había la sensación de que Benfica iba a volver a ganar porque llevaba 4 años seguidos ganando y no ganó. Así que yo creo que cada temporada es diferente. Es evidente que si has ganado 7 veces, pues partes como favorito. Pero bueno, esto hay que jugarlo y hay que competirlo, es evidente. Y la llegada de un jugador nuevo, pues hasta que no llegue, pues no se podrá decir nada. Cioè, sì, anche in Portogallo lo scorso anno, all'inizio della stagione, tutti avevano la sensazione che il Benfica avrebbe vinto il suo 5º campionato consecutivo dopo 4 scudetti, e invece le cose sono andate diversamente. È evidente che se una squadra ha vinto 7 campionati di seguito parte favorita a inizio stagione, ma poi bisogna vincerli sul campo i titoli. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, non è un'operazione terminata, definita, quindi preferisco non commentare. 30 Teleradio Stereo. Benvenuto Marcano, innanzitutto le volevo chiedere, lei ha molta esperienza alle spalle, ora approda in quello che a detta di molti è il campionato più tattico del mondo. Pensa di poter migliorare ulteriormente lavorando in questo campionato, soprattutto con Eusebio Di Francesco, se si è fatto già una prima impressione del tecnico? Sì, ovviamente, claro che quiero mejorar, se puede mejorar siempre, con 31, con 37 o con los que sean. Creo que todos los jugadores tienen que partir con la mentalidad de querer mejorar y creo que puedo mejorar en esta liga porque es una liga, bueno, pues que históricamente se ha trabajado mucho el tema táctico, el aspecto táctico es muy importante y creo que con el míster pues voy a mejorar, evidentemente.
Dice, sì, certo voglio e posso migliorare, si può sempre migliorare a 31 anni, a 37, a qualunque età. È importante che un calciatore abbia sempre questo tipo di mentalità, la voglia di migliorarsi. È evidente che vengo in un campionato dove si dà molta importanza all'aspetto tattico, dove si lavora molto sul piano tattico e sono sicuro di migliorare con il mister Di Francesco. Sì. Facciamo l'ultima. De Angelis, Rete Sport. Allora, ciao Ivan, benvenuto innanzitutto. E l'anno scorso la Roma ha fatto un ottimo percorso in Champions. Vista la tua esperienza, ti chiedo, secondo te, cosa è mancato a quel percorso per non arrivare fino alla fine e cosa pensi si debba fare quest'anno per riuscire invece ad andare ancora più avanti? Bueno, la Liga de Campeones tuve la oportunidad de ver las semifinales y bueno, fueron dos partidos muy abiertos con muchos goles que se decidieron por detalles y quizá le faltó 5 minutos a cada partido en la ida y la vuelta para que la Roma pudiese meter más goles y no se puede decir que le faltó nada a la Roma en el Champions porque hizo un percurso increíble y bueno, la Liga es evidente que tienes que tener regularidad y creo que la Roma hizo muy buena campaña, pero bueno, creo que se puede mejorar, evidentemente, pues todos intentamos mejorar y espero que lo consigamos. In Champions League ho visto le sfide di semifinale, sono state due partite molto equilibrate, con molti gol, partite decise da episodi. Probabilmente alla Roma sono mancati 5 minuti sia nella partita di andata che in quella di ritorno. Quindi nel complesso direi che alla Roma non sia mancato niente nel percorso europeo. Per quanto riguarda il campionato, probabilmente serve essere regolari, avere una costanza di rendimento e cercheremo di lavorare su quello perché si può sempre migliorare, lavoreremo per quello. E per il direttore, questa mattina Manolas ha detto che soprattutto per questo gruppo e per i nuovi che arrivano sarà importante l'impegno e il lavorare duramente, ecco, ha usato proprio questo termine. Può essere questa la strategia per contrastare delle squadre come la Juventus che appaiono ancora più avanti? Il lavoro è sempre la soluzione per tutto. Sempre. Non credo, io particolarmente non credo in altra strada per arrivare al successo. Noi abbiamo fatto quest'anno una scelta importante, anche un po' rischiosa di provarsi a avere la rosa lo più presto possibile perché così si può lavorare più forte e più presto, no? E alla fine c'è un cap sulle due squadre che sono sopra noi l'anno scorso e dobbiamo cercare tutte le strade possibili per arrivare. Il lavoro mi sembra più importante. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.